minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi siamo qui proprio accanto al posto di Padre Pio da Pietrelcina perché vogliamo raccontarvi una storia che riguarda Padre Pio e i suoi confratelli. E ci piace farlo qui, in questo luogo, che è un luogo dove i frati quotidianamente hanno l'opportunità anche di scambiarsi qualche parola durante la giornata. E così faceva lo stesso Padre Pio con i suoi confratelli. E nel 1917 abbiamo recuperato questa lettera di Padre Agostino. Ecco, c'era questa grande premura di Padre Agostino, di richiesta, quasi di paura, per i suoi confratelli che erano in guerra, ovvero erano impegnati come religiosi, come cappellani militari. Ecco, anche la nostra premura, la nostra richiesta a Padre Pio diventa come quella di Padre Agostino oggi. Racconto, eccolo qui. Carissimo figliol mio, gli scriveva da Palazzolo sull'Oglio nel 1917, nel giugno del 17, anche lui impegnato come cappellano militare. Gesù sia sempre la vita del tuo cuore, sorreggendolo in qualunque prova e trasformandolo in sé medesimo. Avrai saputo certamente della perdita del carissimo Padre Arcangelo. Gesù ha voluto il primo sacrificio della nostra provincia. Speriamo che egli abbia accettato in salvezza del povero padre e in risparmio di altre vite. Credo superfluo raccomandare la sua bell'anima alla tua preghiera. Piuttosto voglio sapere se essa è veramente salva. Voglio che tu lo domandi a Gesù e me lo faccia sapere. Certo che il Signore, che è tanto buono, avrà accettato il generoso martirio del carissimo padre, ma io voglio saperlo da te. Mi scrive proprio così padre Agostino a Padre Pio. Povero Padre Arcangelo, almeno avrà avuto il conforto di spirare placidamente nelle braccia di un confratello, Padre Giuseppe Antonio, che l'ha accolto ferito e l'ha aiutato santamente a morire. Questa lettera di Padre Agostino diventa anche una premura da parte nostra nel chiedere a Padre Pio, ecco, dei suoi confratelli che sono venuti a mancare, possiamo dire che sono deceduti sul campo del loro grande servizio ai malati, uno dopo l'altro, padre Leonardo Trigiani, padre Gregorio D'Arenzo, padre Salvatore Scopece, padre Timoteo D'Addario. Impegnati in questo servizio, avevano in comune tutti l'essere stati cappellani della Casa Sollievo della Sofferenza. E Padre Pio risponde a questa richiesta di Padre Agostino dopo qualche giorno, sempre giugno 1917. Caro Padre Agostino, il Padre Arcangelo è morto nel bacio del Signore e non vi può nascere dubbio alcuno che stia a godere di Dio. Ecco, questa è la risposta che lo stesso Padre Pio dà anche a tutti noi, che i suoi confratelli, che sono, possiamo dire, deceduti sul campo, attraverso il loro costante servizio tra i malati della Casa Sollievo della Sofferenza, padre Leonardo Trigiani, padre Gregorio D'Arenzo, padre Salvatore Scopece e padre Timoteo D'Addario, come dice padre Pio a padre Agostino, non vi può nascere dubbio alcuno che stiano godendo